Ci troviamo a Forza d'Agro. Alle mie spalle potete vedere un meraviglioso panorama che dà sul Mar Ionio con la vista dello stretto di Messina e della baia di Taormina. Non tutti sanno che Forza d'Agro, oltre a essere uno dei borghi più belli di Sicilia e dell'intera Italia, è anche il luogo dove sono state girate alcune scene del film del Padrino. Noi vi porteremo a scoprire alcune particolarità. Ci troviamo nella chiesa della Santissima Trinità. Questa è una chiesa del 1400, all'interno custodisce opere importantissime, tra cui quella di Antonello da Messina. Nel sagrato della chiesa sono state girate parte delle scene del Padrino, parte terza, con il ballo e l'opera dei pupi. Ci troviamo all'interno del convento agostiniano, siamo nel chiostro e guardate bene l'architettura possente che i monaci nel 1400 hanno iniziato a costruire. È stato inaugurato nel 1595. Attenzione alla vista! Ci troviamo nella cripta del convento agostiniano, nonché nel cuore sepolto del convento, dove era la sala della mummificazione. I corpi venivano mummificati con una tecnica particolare, con unguenti particolari, e poi venivano adagiati su questi sedili, dove al centro c'è un buco per la raccolta degli umori di mummificazione, e ogni sedile era occupato da un monaco. Non sappiamo per quanto tempo, ma sappiamo che la mummificazione durava circa 20 anni. Questa è la chiesa della Santissima Annunziata e Assunta, è una chiesa del 1400 ristrutturata dopo il terremoto del 1693. La sua facciata barocca svetta su ogni altra costruzione. In questa chiesa è stato girato anche alcune scene del Padrino, tra cui il famoso matrimonio della terza parte, dove Apollonia col marito vengono a vedere le tradizioni di questa famosa Corleone, altro non è che Forza d'Agro. Un'altra scena del Padrino, quella più importante forse girata a Forza d'Agro, Apollonia che viene a visitare la casa nativa del suocero. E questa è la scena immortalata su questa mattonella, dove Al Pacino spiega ad Apollonia: qui è nato mio padre. Ci troviamo sulla parte sommitale, nonché la fortificazione del castello normanno del 1117. Embrione che ha dato vita poi al paese. All'interno del castello normanno c'è un vecchio cimitero. Alle mie spalle la torre campanaria della chiesa del Santissimo Crocifisso. 1117, viene costruita insieme alle mura del castello grazie alle donazioni di Ruggero II. Ma prima ancora che Forza d'Agro si chiamasse Forza d'Agro, si chiamava Vicum Magrilla, e successivamente la costruzione del castello si chiamerà Fortisilium dell'Agro e poi Fortezza d'Agro e poi Forza d'Agro.